siamo in Francia Conta, siamo a ridosso del lago di Iseo. In pratica siamo in questo momento sul Monte Orfano, che è un monte di circa 5 milioni di anni di origine tettonica, quindi riavvicinamento alla costa terrestre. Ed è uscito questo monte che rappresenta il diaframma tra il clima praticamente subalpino, che è verso il lago di Iseo, quindi verso l'interno, e il clima mediterraneo, che è questo che vediamo qui. È la vigna di un convento del 1449 ed è la prima vigna documentata in Franciacorta del 1780. Se noi stacchiamo il pedicello, ecco, in questo caso l'uva è perfettamente matura, perché tutta la parte che viene collegata a quello che si chiama pennello è perfettamente integra, non c'è slabratura, quindi vuol dire che l'acino è staccato in maniera ottimale, quindi non c'è resistenza della buccia, l'acino è maturo. Poi si possono vedere i vinaccioli. I vinaccioli devono essere marroni come qui, non c'è traccia di verde. Per ancora fare una verifica prendo la buccia e la mastico 5-6 volte. Non devo sentire il sapore dell'amaro e della stringenza. Risultato positivo, quindi domani si conferma la vendemmia. Mi chiamo Francesca Moretti, sono nata nel 1974 e Bellavista è nata nel 77. Siamo quasi coetanee. Il mio primo ricordo risale alla pulizia delle vasche. Sotto casa c'erano queste bellissime vasche in legno, erano dei tini tutti scolpiti con i visi della nostra famiglia. Io mi ricordo che passavo molto tempo sotto questi tini a pulire l'acqua che scendeva. E ogni tanto aprivo anche il bocchetto del vino e assaggiavo qualche goccia di vino. A Bellavista nasce perché mio padre Vittorio Moretti, che è un imprenditore edile, decide di investire nella campagna comprando questa bellissima collina. C'erano due piccoli vigneti di proprietà e decide di iniziare a vinificare questo vino perché mio nonno faceva il vino. Parte per lo champagne, va a vedere come fanno i grandi vini in champagne, perché già da allora lui si rende conto che questa zona è una zona vocata per lo chardonnay e il pinot nero, quindi due tipi di uve che servono per fare le grandi bollicine. E questo è un territorio unico al mondo e che ha una grande vocazione a poter fare dei vini effervescenti con rifermentazione in bottiglia. E quindi tutto quello che si fa è inerente a questo processo, che deve essere fatto nella maniera più naturale possibile. Quindi vendemmia manuale, pigiatura con delle vecchie presse coccate, fermentazione per il 35-40% in vecchie botti, PS come si dice, da 228 litri. Rifermentazione in bottiglia che dura 2 mesi e mezzo, 3 mesi, e poi il vino che rimane per 4 anni minimo, 5, 6, anche 7 anni in cantina ad affinare i suoi profumi, i suoi sapori, fino a poi al remuage manuale come si vede qui, degorgement, sboccatura in alcuni casi ancora manuale, e poi 5-6 mesi di affinamento, di riposo. Le bollicine hanno voluto dire champagne per tanti anni e ancora ad oggi in tutto il mondo quando si parla di bollicine si pensa a champagne, e sono convinta che sia giusto che sia così, perché sono loro che ci hanno insegnato tutto e continuano a insegnare, a fare scuola. Oggi però noi abbiamo accorciato le distanze. Ecco, noi dobbiamo lavorare sempre sulla qualità, perché quella non si molla neanche a morire, però dobbiamo lavorare molto sull'autoconvincimento che in Italia esiste un'area geografica che oggi può valere
e il valore di un'accoglienza senza pari. Il vino buono è cultura perché è cultura il lavoro che viene fatto per avere del vino buono. Tutto quello che si vede all'interno dell'azienda, anche se non sembra, è finalizzato proprio a cercare di trasformare l'uva in vino nella maniera più naturale possibile. Va seguita la crescita delle piante, vanno coccolate, vanno cullate, come se fossero dei bambini. Gli devi insegnare a crescere dritti, a rigare dritto. Penso di aver creduto ad un principio che va contro la logica descritta degli ultimi 50 anni, che è quella di proteggere il mosto dall'ossidazione, quindi di andare controcorrente. È un po' il concetto dell'omeopatia, della naturalità, invece di, per dire, di curare il raffreddore, di rallentare il raffreddore, di accelerarlo per poter poi guarire più in fretta. Accelerare i fenomeni negativi perché possono diventare il più velocemente possibile positivi, senza intervenire con niente di chimico, anche se consentito. L'intuizione è di ossidare il mosto affinché nella sua vita futura possa vivere costantemente in riduzione, quindi ridurre drasticamente il processo di invecchiamento, rimanere più giovane. Per Bellavista custodire un gusto significa legarsi alla tradizione, quindi ogni anno lavorare sempre la vigna nel rispetto e nello stesso modo per avere il risultato finale sempre più possibilmente vicino a quello dell'anno precedente, ma sempre a livello qualitativo più alto. La viticoltura, quindi le enologie di conseguenza, sono delle discipline che ti consentono di avere un pensiero che viaggia minimo oltre i 50 anni, cioè, quindi quello che fai in questo momento non lo fai quasi mai per te stesso, lo fai sempre per una generazione che verrà dopo di te e quindi ti è consentito farlo, no? Ma bene, quindi fare poche cose e farle molto bene.